voci dalla Sicilia classica. Laggiù, tra gli omuncoli, nelle ampolle di vetro, quassù, fra la tragedia degli elementi. Buongiorno e bentrovati. Caleidoscopio ha il piacere e l'onore di ritornare alla bella, ma non sufficientemente considerata, letteratura siciliana. Lo fa con Pier Maria Rosso di San Secondo. A raccontarvi di lui sarò io, Provvidenza Maria Mogavero. Lo farò attraverso i testi curati da Chiara Molè. Ci accompagnerà in questo percorso Mariangela Pupillo, con la lettura di alcuni brani del nostro autore. Rosso di San Secondo è uno scrittore che, con grande disappunto dei critici, non si è mai lasciato addomesticare. Non ha mai aderito ad uno schema o ad una formula. Difficilmente può essere collocato in un movimento o tendenza letteraria. In lui prevale infatti una personale rielaborazione di vari stili, che lo porta ad accostarsi a più modelli. Pier Maria Rosso di San Secondo nasce a Caltanissetta il 30 novembre 1887, ma fin da giovane, rispecchiando la sua condizione interiore, inizia un lungo e irrequieto vagabondare che lo porterà a toccare varie tappe. La prima è Roma, dove giunge per studiare giurisprudenza, con in tasca una lettera di presentazione al conterraneo ormai famoso Luigi Pirandello, di cui in breve diventerà buon amico. Anche durante il soggiorno nella capitale, però, Rosso si dimostra tutt'altro che tranquillo. I molti chilometri che egli ha posto tra sé e la sua città natale non gli bastano a liberarsi dal suo fondo inquieto e dallo spettro di un duro male che aveva insidiato lo spirito di persone a lui vicinissime. Rosso ha trascinato fino a Roma quel nero mantello di malinconia, e lo spettro della mania di persecuzione non smette di battere alla sua porta. Gli studi universitari vengono interrotti presto e nel 1907 lo ritroviamo improvvisamente ancora più lontano rispetto a casa, ancora una volta più a nord, in Olanda, in una vera e propria fuga. Anticipazione di una tematica forte della sua narrativa, che non manca di preoccupare la famiglia, costretta a contattare le ambasciate di mezza Europa per rintracciarlo. Sulle coste del Mare del Nord, Rosso trovò i primi grandi amori con fanciulle trasognanti, bionde e occhi azzurri, in singolare contrasto con il proprio incarnato. Da qui il dualismo geografico tra sud e nord che caratterizzò molti intrecci nei racconti e nei drammi. 3 anni dopo Rosso rientra nella capitale per ultimare gli studi, ma la sua esperienza nell'Europa centro-settentrionale non mancherà di lasciare una traccia profonda nel suo immaginario e di stabilire un asse nord-sud che è geografico ma anche umano e morale. Ed è proprio nella prosa dei suoi primi anni, quella da noi presa in oggetto e maggiormente discussa dalla critica, che è possibile riscontrare tali influssi, prima che la scrittura teatrale prenda il sopravvento sulla narrazione. La stessa formazione culturale dell'autore risulta fortemente influenzata dagli spostamenti, arrivando anche a sovrastare l'influsso delle sue letture di quegli anni. Ecco cosa scriverà al riguardo il critico teatrale Giovanni Calendoli. Più che dai libri, i suoi punti cardinali sono dati dai luoghi,
che assumono un valore emblematico. La Sicilia solare e istintiva, la metropoli caotica e alienante, il nord con il calore bianco dei suoi rigori invernali che favoriscono l'ordinato delirio di una ragione vanificata. La frenetica esasperazione, la definizione dello stesso rosso, che lo sottrae all'ardore del sole mediterraneo e ai fermenti della terra sicula, carica di zolfo, e lo fa randagio per avidità di vita, spingendolo tra le brume del settentrione, genera in lui quel dissidio da cui nascono le pagine migliori della fuga. Libro al quale bisogna ritornare per rintracciarvi i motivi originari dell'arte e del pensiero di Rosso. Il romanzo descrive il distacco in cui un borghese benestante, un anonimo protagonista, vive nella città italiana animata da esistenze considerate effimere, illusorie. Egli immagina di ascoltare il gatto casalingo Iocherli, essere indolente e insensibile, sua unica guida. L'anonimo protagonista non riesce ad aderire alle attività dei suoi simili, alle loro calde emozioni, dando così compimento ad una moderna crisi esistenziale. Richiudevo l'uscio non senza avvertire la mia inferiorità rispetto agli Iocherli. E scendendo la scala con le pareti piene di salnitro per l'umidità, ogni sera mi domandavo: dove vado? Perché esco? Ma sono proprio così debole da non poter durare 3 giorni senza sfiorare il gomito all'umanità che passa? E se ogni uomo singolarmente mi dà noia, se non posso avvicinarmi a una donna senza staccarmene subito, perché devo essere ogni sera ripreso da quella tormentosa ansietà che mi trascina come un sonnambulo qua e là senza meta, facendomi sussultare a ogni viso florido di donna che incontro, al pianto di un bimbo che peste i piedi sulla via, al brillar vivido delle gemme in una vetrina splendente, allo scherzare della luce delle lampade tra le foglie del viale alberato, al soffio primaverile che scorrendo sul fiume viene dalla campagna lontana ad allargarmi il petto. Perché devo immalinconirmi e sentirmi le lacrime agli occhi nell'ascoltare l'orchestrina del caffè mentre seduto sto a centellinare un bicchierino di rosolio? Nel romanzo Rosso continua ad esplorare il tema della fuga verso un luogo lontano dove curare la propria anima malata. A differenza delle novelle con cui Rosso aveva esordito, il romanzo si svolge prevalentemente in ambienti borghesi, lasciando poco spazio al mondo naturale. La cura che il nuovo io narrante prova ad intraprendere passa ora attraverso un percorso sia morale che sociale, invece che naturale, e sarà proprio questa differenza che lo destinerà al fallimento. Mi giunge dai tavoli intorno, sparsi per la banchina della piazza, il pispiglio confidenziale delle donne, le risatine in sordina dietro i ventagli, i profumi vari dei loro corpi, il suono delle catenelle sussultanti sul moto dei seni. Sento le vocine dei bimbi che tirano da un braccio la mamma, interrompendone la conversazione con l'altra signora. Ascolto la voce grave dei mariti che discorrono fra loro, le risate di una comitiva di eleganti scapestrati che hanno fatto un gran circolo intorno a una tavola e brillano nei denti bianchi e nello sparato inamidato,
e sono piene di desideri, pieni di gioia. Le sciabole degli ufficiali che picchiano sul selciato, cucchiaini che cadono o il tinnulo suono di un bicchiere percorso ripetutamente che invoca il cameriere e l'orchestrina che continua a gemere malinconica e dolce come un rimpianto e armonizza tutti gli altri suoni, se li conduce appresso in un'onda di sconsolata tristezza e diventa la mia anima che sorvola tutti quei luccichi d'occhi e di denti, quelle gioie, quelle speranze, quegli affetti, quei tranquilli riposi, quelle risatine maliziose, quelle parole vane, quei moti subitanei che nascono e muoiono, tutto quel brillio ingannevole di vita sotto la luce accecante delle lampade elettriche. Nato alle 8 di sera, già agonizzante verso la mezzanotte. Beato ognuno. Io, dopo l'increscioso e vuoto sopore del giorno, avverto il mio sangue solo con i brividi che gli comunicano i primi voli dei pipistrelli. E affacciandomi sulla tana ancora torpido, attendo che la brezza vespertina mi svegli, come l'uccello notturno, dal covo saltato sul ciglio dell'anfratto. Ascolta stupito il silenzio della campagna, il vicino frusciare delle ramaglie giù nella valle che si addormenta, gli ultimi gridi delle allodole, invocazioni disperate al sordo sole. Poi batte l'ala sulla morte del mondo. Nel romanzo l'ambiente naturale viene sostituito dalla città, con una società senza reali valori, basata su apparenze e falsità. Una città che si delinea, come lui stesso dice, come il deserto degli affetti in cui l'uomo è costretto ad un continuo divagare inappagato, in bilico tra la vita e la morte, più prossimo alla natura delle ombre che a quella dei corpi, e che può essere ricondotta all'esperienza autobiografica di Rosso, giunto molto giovane a Roma, dove poté osservare, come egli racconta, la solitudine, l'incomunicabilità, l'alienazione nella convulsa vita metropolitana che per la proliferazione di questi mali del secolo costituisce il terreno più propizio. Allora la strada diventa metafora della vita borghese e il semplice passeggiare lungo di essa è in grado di provocare stizzite reazioni negli animi più sensibili. Vedevo per le strade della città fumosa la folla bestiale del volgo, balzante sul fango fra rise, schiamazzi, canzoni e abbracciamenti, e strette di vigorose membra. C'era, in quel balzare ritmico d'un popolo, una bestiale carnalità che dava la nausea. Ed ancora, le sue antinomie nord-sud non sono soltanto contrasti meramente geografici, ma soprattutto motivazioni che scaturiscono dall'intimo del suo io e come tali da istanze dolorose e tragiche. Nel romanzo si fa portavoce di tutto quanto Brunhilde Trimer, una giovane zitella sfiorita vissuta secondo i precetti morali di un ascetismo assoluto. L'impalcatura razionale che ha protetto a lungo la giovane nordica crolla brutalmente, incendiata dalla passione riaccesa dalla presenza di un uomo del sud che simboleggia la vita. Brunhilde Trimer mi ascoltava con certi smaniosi sussulti del petto, simili agli istintivi moti con cui ragionevolmente ci si schermisce dai brividi della schiena. Mi danzava dinanzi, frizzante come un aereo fermento di scintille, la stizza proiettata dai suoi occhi contro di me. Brunhilde infine disse: «Conosco l'obliquo parlare del sud. Ogni serietà ideale partita dalle brume purissime del nord cade come un seme fecondo sulla terra solare.
ma bruciato inaridisce. Del germe non si sviluppa che un rachitico sterpo storto, è ironico. Così il soffio dello spirito nelle bocche arse si rarefà in sorrisi di lascivia, tra denti impudicamente splendidi. Negli occhi ribrilla con febbrili guizzi che offendono ogni castità naturale. Io so l'impudicizia macerante del sud. Ah, io ben conosco la perfidia struggente del sud. Ogni volontà s'attutisce, ogni nobiltà ingenua si smorza, ogni sacra aspirazione è travolta dall'alito sulfureo. Ogni virtù adescata cade poi mefistolicamente derisa, imputridisce. Folgoranti apparenze di laidi desideri, abbagliante sfaccettio d'un'unica miseria, fosforica incandescenza della più triste magia dei sensi. Io ho pietà di voi, perché adesso so che il vostro male non è soltanto per causa vostra. In seguito sarà proprio Rosso stesso ad intervenire in merito alla questione, esplicitando la propria visione. Nella mia ormai vecchia definizione di nord e di sud, volle mai coincidere con i termini semplici della geografia. Pretese piuttosto, fra tutti gli emigrati terrestri, distinguere quelli che della patria celeste perdettero per intero o quasi ogni ricordo, dai più solari, i quali non vivono l'esperienza della vita se non per ritrovare in sé medesimi la luce del paese natale. Un primo tentativo di uscire dalla crisi per una via diversa da quella più convenzionale proposta dalla società borghese conduce il protagonista verso la fallimentare esperienza del matrimonio con la virginale Betty. Verso la fine del romanzo, quando la situazione con la consorte precipita, egli si rifugia sul terrazzo della loro casa mentre si sta per scatenare una tempesta. Per lui giunge il momento di trovare sotto la pioggia battente una comunione con la natura, mentre la pioggia sembra lavare via quel falso e grottesco travestimento che il vivere tra gli uomini lo ha obbligato ad indossare. Finalmente intendevo il nord, non quello laggiù tra gli omuncoli nelle ampolle di vetro, quassù fra la tragedia degli elementi. Le nuvole si inseguivano con una rabbia furibonda, radevano la mia testa. Sentivo la pioggia sbattere sulle grondaie come grandine, come chiaia. Quando il temporale termina e il cielo si schiarisce, è il momento per il protagonista di smarrire la propria coscienza nell'osservazione delle stelle, lasciando a terra, almeno per quella notte, il proprio corpo terreno, legato dai fili della mondanità. Il giorno successivo, come per una rinascita, egli si avvia verso un'altra fuga, inseguendo una figura femminile che si pone al di fuori della società comunemente intesa. L'esotica e sensuale Pepita lo conduce verso una dimensione nomade e, invece di blandire il suo raziocinio con discorsi su teorie socio-morali, come aveva fatto Brunhilde Triemer, ipnotizza i suoi sensi con canti e balli di terre lontane. Allora si riparte di nuovo, in un perenne movimento circolare. Da un lato, la fuga verso il nord ha fatto capire al protagonista che i problemi che lo affliggono non sono affatto estranei nemmeno alla gente di un paese lontano. Dall'altro, è come se solo il cambiamento di luogo e aria possa avere una qualche possibilità di condurci alla metamorfosi alla quale più aspiriamo, ovvero quella interiore. Ma dunque c'è qualcosa di vero nel mondo se nel contatto con gli uomini io ricevo tali brividi, sia pur fuggevoli e dubbi? Non è dunque tutto un gran vuoto che si debba riempire a fatica, con incosciente o volontaria menzogna?
La vita non è dunque per tutti come un motivo che ronzi perennemente all'orecchio e che pure non si riesce mai a cogliere, a definire e a cantare con la bocca. La maggioranza dunque va cantando questo suo motivo piccolo, sia pur tenue, che non potrebbe soddisfarmi, ma che pur viene ad ingannare la gioia dei suoi giorni e la fa procedere innanzi, or triste or gaia, fino alla morte. E ognuno in generale, dunque, possiede la sua piccola verità, chiusa nel corguzzole, come il pomo di Adamo. Se non che il giorno se la fa saltare sulla bocca per cantarellarla piacevolmente. La notte se la ringozza, addormentandosi lieto di sentirsela con sé. La vita è un'avventura colorata, giallo è lo zolfo colato, ma sottoterra è cupo, come la galera. Il cielo è turchino, bianche le nuvole o grigie. I paesi sopra le montagne paiono greci quando c'è verde intorno, ma spesso che non ce n'è sembrano bruciati e ferrigni. Si va e si viene, si gira. Qua è fiera e là è carestia. La servitù umana non trova modo di liberarsi. Per oggi ci fermiamo qui, ma torneremo a parlare di Rosso di San Secondo come noto autore teatrale. Appuntamento a presto! Avete ascoltato Voci dalla Sicilia Classica, una rubrica di Caleidoscopio a cura di Provvidenza Maria Mogavero e Mariangela Pupillo.